Buonasera. Poche parole per presentare i due monologhi in programma stasera. Sono due monologhi, per così dire, contrapposti, interpretati da due diverse attrici, con un tema in comune: il rapporto della donna con l'uomo, anzi, più precisamente, con il marito. Il primo monologo, la più forte, è di August Strindberg, scrittore svedese oggi di gran fortuna in Italia. Moralista, pessimista e soprattutto convinto che la donna sia la naturale nemica dell'uomo e che il matrimonio sia un'istituzione fallimentare. Strindberg si sposò 3 volte. L'altro monologo, Un marito ti ci vuole, è del nostro Riccardo Bacchelli, l'autore del Mulino del Po. Uno scrittore molto, molto lontano da Strindberg, sia per temperamento che per convinzioni. Buongiorno, mia piccola Amélie. Te ne stai qui tutta sola alla vigilia di Natale, come un povero scapolo. Sai, mi fa veramente pena vederti sola sola in un caffè, e per di più la vigilia di Natale. Provai lo stesso una volta a Parigi, vedendo in un ristorante un pranzo di nozze. La sposa seduta in poltrona leggeva un giornale umoristico, mentre lo sposo giocava a biliardo con i testimoni. Ah, pensai, se questo è l'inizio, immaginiamo che seguito e che fine. Lui giocava a biliardo la sera delle nozze e lei leggeva un giornale umoristico. Beh, tu mi direi che non è esattamente la stessa cosa. Grazie. Sai una cosa, Amélie? Adesso credo che avresti fatto bene a tenertelo. Ti ricordi che fui la prima a dirti di perdonarli? Te ne ricordi? A quest'ora avresti potuto avere una casa, essere sposata. Ah, rammenti il Natale dell'anno scorso, com'eri felice di trovarti in campagna a casa dei genitori del tuo fidanzato e come apprezzavi la felicità domestica e desideravi veramente lasciare il teatro. Eh sì, cara Amélie, la casa è sempre il bene migliore. Subito dopo viene il teatro e i figli, naturalmente. Sì, ma questo tu non puoi capirlo. Guarda, guarda che cosa ho comperato ai miei tesorini. Guardala, la darò a Lisa. Vedi che può muovere gli occhi e la testa, eh? E questa è la pistola a tappo per il primogenito, per il piccolo Maya. Hai avuto paura? Pensavi che volessi spararti? È così? Non credo che tu l'abbia pensato veramente. Da parte mia, invece, non mi meraviglierei affatto se tu volessi spararmi. Dopo che quella volta ti ho messo il bastone fra le ruote. Sì, lo so che non potrai mai dimenticarlo, sebbene io sia completamente innocente. Tu credi ancora che io abbia intrigato per farti andare via dal grande teatro nazionale? E questo non è vero. Non l'ho fatto. Anche se tu lo credi. Ma è inutile che parli. Continuerai a pensare che sono stata io. E queste le darò al mio maritino, con sopra i tulipani che io stessa ho ricamato. Detesto i tulipani, sia chiaro, ma lui deve averli su ogni cosa. Guarda che piede piccola, Bob, non è vero? E vedessi che andatura elegante. Tu non l'hai mai visto in pantofole? Guarda, e quando si arrabbia, guarda, pesta il piede in questo modo. E queste dannate serve che non imparano mai a fare il caffè.
Queste cretine non hanno tagliato come si deve lo stoppino della lampada. E se c'è uno spiffero d'aria che serpeggia sul pavimento, lui ha freddo i piedi. Ma che freddo! Queste stupide, incorreggibili, che non sanno tenere la stufa accesa. E quando torna a casa e deve cercare le sue pantofole che la domestica ha messo sotto il cassettone. È un peccato starsene seduta al caffè a prendere in giro il proprio marito. Lui comunque è molto gentile con me ed è un buon maritino. Avresti dovuto avere un uomo così, Amelie. Ma perché ridi, di? Vedi, lo so che mi è fedele. Sì, lo so. Perché mi ha raccontato proprio lui. Non mi credi? Mi ha detto che quando andai in tournée in Norvegia, quella schifosa Frederick voleva sedurlo. Puoi immaginarti una cosa così infame? Le avrei strappato gli occhi dalla faccia a quella se ci avesse provato mentre io ero qui a casa. Fu un'idea felice quella di Bob di parlarmene direttamente. Mi evitò così di esserne informata dei pettegolezzi. Devi sapere però che Frederick non è stata l'unica. Non so perché, ma le donne vanno pazze per mio marito. Crederanno che lui possa dire qualche parola sulle scritture teatrali, dal momento che sta al ministero. Forse anche tu gli sei corsa dietro. In te io avevo una fiducia molto limitata. Ma ora so che di te lui non si è mai interessato e mi è parso anzi che tu gli portassi rancore. Vieni da noi questa sera, Amelie. E dimostraci che non ce l'hai con noi, non con me, in ogni caso. Non so, ma mi sembra così poco simpatico non essere in buoni rapporti con te. Forse è per questo che mi trovai sulla tua strada quella volta. Non lo so affatto per quale ragione. È stata così strana la nostra amicizia. La prima volta che ti vidi ebbi paura di te. Tanta paura che non osai più perderti di vista. Andavo e venivo e mi ritrovavo sempre vicino a te. Non osavo esserti nemica e divenni perciò amica tua. Ma quando venivi a casa nostra nasceva sempre un certo disagio perché vedevo che mio marito non ti poteva soffrire. E questo era imbarazzante per me. Come quando un vestito ti sta male addosso. Io feci di tutto per costringerlo ad essere gentile con te prima che tu ti fidanzassi, ma senza mai riuscirci. Poi cominciò fra voi un'ardente amicizia. E ciò avvenne d'un tratto, mi sembra, come se solo allora voi osaste mostrare i vostri veri sentimenti. Perché tu ti sentivi al sicuro. E così, che accade poi? Non ero gelosa, è strano. Mi ricordo che il giorno del battesimo, quando tu facesti da madrina al piccolo Maya, mi ricordo che io lo costrinsi a baciarti, lui lo fece, ma tu ne rimanesti tanto confusa. Cioè, io non lo notai allora. E nemmeno l'ho pensato in seguito. Non l'ho pensato prima di... adesso. Perché te ne stai zitta? Non hai detto una parola per tutto il tempo, mi hai lasciata parlare. E parlare. Te ne stai lì con i tuoi occhi a lasciarmi snocciolare tutti questi pensieri. Pensieri. Forse sospetti. Perché rompesti il fidanzamento? Perché non veniste mai più a casa nostra dopo quell'episodio? Perché non vuoi venire da noi questa sera? Zitta! Non occorre che tu dica niente. Ho capito tutto da sola. Era per questo... e per questo... e per questo... Oh, sì, sì. Ci ritroviamo con tutti i conti. È così. Che schifo.
Non voglio più stare seduta al tuo stesso tavolo. Era per questo che io dovevo ricamare sulle sue pantofole i tulipani, che io odio, perché piacevano a te i tulipani. Era per questo che dovevamo passare l'estate sul lago Molar, perché tu non potevi sopportare il mar Baltico. Era per questo che mio bambino avrebbe dovuto chiamarsi Eskil, perché Eskil era il nome di tuo padre. Era per questo che io dovevo portare i tuoi colori, leggere i tuoi autori, mangiare i tuoi piatti preferiti, bere le tue bevande, la cioccolata, per esempio. Era per questo. Oh mio Dio! È terribile! Se ci penso, è terribile! Tutto. Tutto mi veniva da te, perfino le tue passioni. La tua anima si era insinuata nella mia come un verme nella mela. E a furia di mangiare e scavare, alla fine era rimasta solo la buccia, con un po' di polpa andata male. Ti volevo fuggire, ma non potevo. Con i tuoi occhi te ne stavi lì come un serpente che mi stregava. Come se le mie ali si sollevassero per trascinarmi giù. Stavo come nell'acqua, con i piedi legati, e per quanto mi sforzassi di nuotare, andavo sempre più giù. Giù, fino a precipitare sul fondo, dove stavi tu, come un granchio gigantesco ad afferrarmi con i tuoi artigli. Ed ora io sto là. Che schifo. Quanto ti odio. Ti odio. Ti odio. Ma tu te ne stai lì, zitta, calma, indifferente, se piove o fa bel tempo, se è Natale o Capodanno, se gli altri sono felici o non lo sono, senza la capacità di odiare o amare. Immobile come una cicogna vicina ad una tana di topi. Tu non potevi prenderla da sola la tua preda, non potevi inseguirla, ma potevi aspettarla. Ed eccoti lì, seduta nel tuo angolino, a leggere i tuoi giornali, per vedere se qualcuno se la passa male o è caduto in miseria, o se qualcuno è stato licenziato dal teatro. Povera Amélie, sapessi quanta pena mi fai, perché so che sei infelice, infelice come una donna ferita e cattiva, perché sei ferita. Non posso avercela con te, anche se lo vorrei. Sei, malgrado tutto, la più debole. Ah sì, la tua relazione con Bob non me ne importa. Che cosa mi fa in fondo? E se sei stata tu ad insegnarmi a bere la cioccolata o qualcun altro, per me è la stessa cosa. Del resto la cioccolata fa molto bene alla salute. E se ho imparato da te a vestire, tanto meglio. È servito solo a legare più saldamente me e mio marito. E a questo punto tu hai perso, se ho vinto io. Eh sì, a giudicare da certi segni, credo proprio che tu l'abbia già perduto. Ma certo, il tuo programma era che io me ne dovessi andare via e... Ma vedi, non lo farò. Forse vedi, in fin dei conti, ora sono veramente io la più forte. Tu non hai mai avuto niente da me, ma hai sempre dato. E adesso ti succede con me la stessa cosa che con i ladri, che quando ti sei svegliata avevo io quello che a te mancava. E come si spiega altrimenti che ogni cosa nelle tue mani era sterile e senza valore?
Non hai saputo certamente conservarti l'amore di un uomo con i tuoi tulipani e con le tue passioni, come ho saputo io. Né sei stata capace di apprendere l'arte della vita dai tuoi libri, come l'ho appresa io, e non hai nemmeno potuto avere un piccolo Eschil, per quanto tuo padre si chiamasse Eschil. E perché te ne stai continuamente zitta, zitta, zitta? Io credevo che fosse una tua forza. Forse soltanto perché non hai niente da dire. Ora torno a casa e mi prendo i tulipani. I tuoi tulipani. Non hai saputo imparare niente dagli altri. E non hai saputo piegarti. Perciò ti sei spezzata come una canna secca. Questo non è capitato a me, però. Ti ringrazio, Amélie, di tutti i buoni insegnamenti. Grazie per aver insegnato a mio marito ad amare. Ora torno a casa ad amarlo. Dirla chiara e schietta, io sono stata partorita nella melonaia. Sì, proprio in un campo di meloni. La signora Grigia, la signora maestra, insomma la vecchia maestra di scuola, quella che mi ha insegnato l'abbacco, il l'abaco, il sillabario e la calligrafia. La calligrafia! Aia. Quanti colpi di righello sui polpastrelli. Ah, ma l'ho data sia, beh, che mi ha fatto una scrittura chiara e ben formata. Adesso ho perso il filo. Vole, ah sì, l'ho trovata. La signora Edvige, i meloni. La signora maestra era, Dio perdoni, toscana. E voleva che li chiamassimo poponi. Vabbè, magari non sarà neanche stata colpa sua, ma poponi. Guardati, guarda, ti si gonfia la ganascia. Poponi. E poi... così cos'è non sa di niente. Ma vuoi mettere? Dalle parti di qua, nostrane, si dice meloni. È solo a dirlo, hai nel naso il profumo. In bocca il sapore. Al cestino. Ma te lo ricordi quando eravamo giovani? Io e te. Ah già, ma è vero che te non vuoi ammettere di invecchiare. Beh, diciamo allora, più giovane. Però, adesso che mi ci fai pensare, io non fui trovata propriamente nella melonaia, ma nel fosso, dietro la sullodata. Ah, bambina in fasce, abbandonata da una madre, come dicono, snaturata. Ma voilà. E magari non sanno, poverina, quello che ci patì. La moglie, volevo dire, di uno che era soldato in Africa da più di 9 mesi,
Insomma, sia come sia, io sono sempre stata una bambina sana e soda e robusta. E così mi sono mantenuta in ogni età, senza un giorno di malattia. Non ho fatto neanche la fersa. Morbillo! Diceva la signora Edvige. Ovvero rosolia. Beh, comunque, una salute, Dio perdoni. E perché mi è venuto da dire così? Eh già, perché è anche un rischio. A furia di star bene oggi è meglio domani. La prima volta che ti ammali, crack, è anche l'ultima. Eh già, così fece il signor Giacomo. Resduri, Giacomo. Detto nel parlar nostrano, jak man virau. Cannella. Oh, diceva la signora maestra. Sì, perché Biron sarebbe la cannella da spillar la botte. Un galantuomo. Bravo come non se n'è più. Lui mi raccolse. Lui mi trovò nel fosso. Mi diede a balia. Mi allevò, mi fece andare a scuola. E che ne ricavò? La madre ignota, dissero. Lui la conosce. Ma proprio così. Nel fosso la bambina ce l'ha fatta mettere lui. Perché si capisce per via dell'Africa. Ma io so questo, che mi portò tanta affezione che finì che mi adottò per figlia. Mi mise all'onor del mondo col suo nome, Resduri. Alcestina Resduri. Un atto generoso. E la gente? Può ben farlo, che è benestante. E non ne ha mai fatti altri. Di figli. Ah, ma che? Si diventa benestanti con gli atti di generosità, eh? Oh, di fronte a una ragione così vera, dovettero star zitti. O perlomeno, finché non dovettero sparlare di me. E io principiai presto, poco più che ragazzetto. Intanto non stettero zitti gli eredi. Il giorno che il signor Giacomo mi portò dal notaio per l'adozione. Perché mi si facessero, disse, buoni parenti anche per me. Ama. Lui prese il più insolente per il petto, gli fece voltare le spalle e lo buttò fuori a calci, beh. Oh, chiara e schietta nel sedere. E poi agli altri. Chi voleva la sua ragione lo dicesse, che ce n'era per tutti, ma non un soldo di eredità. Sorridono le vipere? Faccio conto di non averle viste. Ma cosa stavo dicendo? Ah sì, la salute. E anche l'arciprete morto. Un bravo prete, un sant'uomo. A dirla chiara e schietta predicava. Troppa robustezza di stomaco. Ecco il difetto di questo paese. Digerite troppo bene, fratelli. E di qui la gola. E dalla gola la lussuria.
La lussuria. L'ho sempre digerita. Così cos'è, senza la minima pesantezza di testa, senza un bruciore di stomaco. No, no, sarà stato peccato. Vizio no. Il vizio contrasta la natura. E i miei peccati a me mi venivano così naturali. Ma tanto. Insomma, cercai l'uomo. E fu per tempo, perché bisogna esserci in due. Ma non mi incapricciavo di uno più che di un altro, beh. Non ci prendevo mica il vizio, ma che. A me bastava che fosse giovane, come me, sano, come me. Magari, mica spiacente. Poi me ne dimenticavo anche, di lui e del fatto. Oh, chiara e schietta, in campagna e alla macchia. Del resto, se quasimente n'ero nata dalla campagna, era naturale che la terra mi chiamasse. D'un fosso ero sortita, come l'erba matta, che è anche la più sana e robusta, Dio perdoni. È però anche curiosa. Ai bambini glielo dicono da piccoli che si trovano nel fosso. A me invece del fosso me lo dissero che ero in età. Ma già, quella è favola, mentre la mia è storia vera. No. Al cestino sei troppo curiosa. No. Vorresti sapere chi fu il primo? Hai delle curiosità da viziosa. No. E l'ho pur detto che mi si chiamava la terra, in fiore e in frutto. L'odore della terra, senza un primo né una prima volta, o perlomeno non me lo ricordo. Come da sempre. Ma tu sei noiosa e fastidiosa, come le sabbie comari di questo paese. Cominciarono presto a dire al signor Giacomo che a quella ragazzina tanto precoce, così dicevano, e ben sviluppata, ci voleva, dicevano, un marito. Voi altri mandate i fatti vostri, rispondeva lui, che non capiva il veleno di quelle fastidiose. Ah, ma quando in paese principiarono a dirla a me, un marito ti ci vuole. E dalli oggi un marito ti ci vuole, dalli domani. Sarò stata anche spacciata, ma mi spazientì. E un bel giorno glielo sgnacai in viso a bruciapelo. Oh, dico, ma non sono mica gravida! Fu uno scandalo, uno spavento. Neanche avessero visto Belzebù. Oddio. E intanto la smisero, che era quello che contava. Ma va là, cestino, rifacciamo il letto, va. Valentino, perché mai te ne stai dolente? Ah,
vuoi sapere come me la cavai con l'arciprete per via della gnola del marito? Chiara e schietta. Siccome me lo sentivo, sicuramente, che d'un uomo solo non mi sarei potuta accontentare, non volevo prendere marito per fare da coperta agli altri. Eh? Ah, ah, mi negò la soluzione. Sì, però disse, va là che sei sincera e io non dispero che un giorno o l'altro metterai giudizio. Speriamo che non sia troppo tardi. E infatti, forse... Già, ma adesso devo dire come qualmente fu, che marito l'ho presi. Fu quando Yakmaun Biraun, poveretto, lo mettemmo a letto con le borse di ghiaccio sulla testa. Al cestino mi disse, me ne vado. No, non stare a dirmi delle sciocchezze perché lo sento. Ma per te andrei via tranquillo, che hai imparato a condurre i campi, la stalla, le bestie, gli uomini più difficili delle bestie, per via della malizia e della pigrizia. E anche al mercato sei brava. Però non sai tenere i conti. E continuò. Ti ci vuole un marito. Finora puoi ben dirlo, non ti ho mai seccata. Ma adesso, al cestino, me ne vado. E un marito ti ci vuole per tenere in ordine il libro mastro e per difenderti dalla gente delle tasche. E io, con un groppo in gola che mi strossava la parola, se mai Yakmaun Biraun prenderò Tibinelli Mercurito. Brava! È quello, disse lui, che t'avrei consigliato io. Tibinelli Mercurino. Era il giovane della contabilità. Gli dicevano giovane anche a 40 anni passati. Bastardello anche lui, allevato in casa, fidato, che aveva due affezioni, alla tenuta dei conti e subito dopo a Yakmaun Biraun, un uomo di penna. Oddio, stremito e scolorito, se vogliamo, tanto che in altre circostanze a pensare a lui mi sarebbe venuto da ridere. Ma in quel momento domandai, per i conti è bravissimo, ma col fisco ci sa fare. È l'uomo che ci vuole, mi rispose il buon padre. Con quell'aria da gatta morta conosce l'arte di navigare fra due acque. Credi all'esperienza e fidati di me e di lui. Non sarà un matrimonio d'amore, ma per questo andrà bene. Insomma, ci scambiammo la promessa, io e il Mercurino, davanti al letto di morte del Restori. E Mercurino, Dio perdoni, fece come contabile la riuscita prevista e come marito meglio del previsto. E tra lui e me, Yakmaun Biraun nel mondo di là poté guardarci soddisfatto dell'azienda e delle possessioni nuove. E del rispetto
che Mercurino ebbe sempre per me. Tanto che non mi chiamo mai per nome. E a sentirmi dire padrona in certi momenti, insomma, era anche da ridere. Un furbo, sì, tanto da non temere di vestirsi da minchione, che è il non plus ultra. Ui, ma cos'è? Mi metto a parlare latino. Però, così cos'è? Incominciai a portargli sempre di più rispetto anch'io, dalla mia parte. Ma cosa mugoli al cestina? Quanto sei stupida. Se finì che gli voli bene, cosa vuoi di meglio? Che dici? Ma cosa brontoli? Ah, le libertà che mi prendevo. Ma senza quelle, credi che avrei potuto volergli bene? Imbecille. Però il Mercurino lo conoscevo soltanto io. E non so neanche se a lui importasse o no che io lo conoscessi. Cosa dicevano di lui in paese non sto nemmeno a dirlo, guarda. Lui poi non lo vedevano mai. E a me la gente aveva imparato a portare rispetto. Che poi, fra tutte le merci che si possono comprare, il rispetto della gente non è nemmeno molto costoso. In faccia. Dietro le spalle. E di quel che dicevano dietro le spalle. Mi facevo un'idea quando qualcuno, non sto nemmeno a dire chi, come, in che circostanze, si divertiva a schernire Mercurino Tibinelli, magari credendo di divertire me. Che gaglioffi. Ah, ma io gliela feci passare, la voglia dell'insolenza. Già, però in faccia, dietro le spalle, dietro le spalle, loro si vendicavano anche della mortificazione. Il dispiacere. Quando la polmonite me lo portò via, in 3 giorni, meravigliò tutti, e anche me. Non lo sapevo. L'affezione, l'amicizia che avevo messo insieme per quello streminito sui libri dell'amministrazione. E volle essere portato dal letto all'ufficio per le ultime parole, che furono al cestina. La prima e unica volta che mi chiamò per nome. Al cestina. La fiducia che avete avuto in me. Oh, mi dava del voi all'usanza antica, mica quella che inventarono per seccare il prossimo. La fiducia che avete avuto in me. Questi libri sono qui per dimostrarvi che l'ho meritata. E potrete riscontrare che i conti tornano al centesimo. E infatti. Ah sì. Questi altri, e mi fece vedere dove stavano, questi altri sono i conti che dovrete mostrare alla gente delle tasse. Ah sì, un uomo d'oro. E io ebbi la soddisfazione che al funerale venne tutto il paese. Zitto, serio,
composto. Quella è stata l'unica volta dopo Jacques Monbiron che ho pianto. E quando cominciarono a riempire la fossa di terra, un rumore che non ti esce più dalle orecchie e dalla memoria, mi trovai a fare come una promessa che quel rispetto non gli sarebbe venuto a mancare mai più per quanto stava in me. Sono momenti che si promette, non si sa bene che cosa. Ma forse pensavo a una promessa come fra vivi. Promesse che vanno e vengono. Non lo sapevo. Che cos'è promettere a un morto? Magari pensavo che bastasse la lapide. Bella, che l'aveva dettata, si dice così, un professore che veniva dalle nostre parti in villeggiatura. Volli fargli fare anche il busto, largheggiando. Ma lo scultore l'ha ritratto che sembra che gli pesi qualche cosa sulla testa. Su questo punto sono tutti d'accordo e anche io. Sì, lo scultore ha dato la colpa alla fotografia perché quanto più uno è asino, tanto meno vuole ammettere lo sbaglio. Insomma, è somigliante. Ma ha una faccia così cos'è, da cornuto. E intanto, tra una cosa e l'altra, il tempo passa. E quando mi vedo che l'astinenza mi comincia a pesare, mi accorgo pure di una specie di paura, o perlomeno di ritegno. Ci sono dei cavalli che patiscono del restio. Beh, io tale quale, pensando all'inconveniente della necessità di essere in due. E un'altra cosa mi dà da pensare. No, bisogna sapere che io non so patire di vedermi addosso il nero. A me piacciono i colori, come questo. Colori vivi, colori allegri. Rosa, fragola, verde prato, giallo primola, rosso papavero, fior di lino. E io poi ritenevo che il dolore non si misura dal nero del vestito. A Mercurino gli avevo voluto bene, magari tardi, però lo avevo pianto sinceramente. Oh, non avevamo mai avuto bisogno di dirci delle bugie, ti pare poco. Insomma, che bisogno c'era del lutto. Eppure, era come se quella faccia grama del busto là nel cimitero promettesse di cambiar fisionomia quando che mi fossi messo il vestito di vedova. No. Ma chi ride? Beh, non sei te al cestina. Ma non sai fare altro. La signora Edvige direbbe che sei una grulla, io ti dico baiocona. Sta seria, una buona volta. In primavera non andare in finestra, perché la terra in fiore riempie il giorno e la notte di quelle idee che non ti sto a spiegare. Dici che lo sai. Beh, allora se lo sai, contentati.
Piuttosto. Beh, ma lo sai che per via dei miei vestiti coloriti si è rimessa a circolare di nuovo quella voce? Sì, un marito ti ci vuole, in malora. Oddio, se dicessi di non avere mai la tentazione, magari di un marito in prova, direi una bugia, ma vedi Alcestina, oh, adesso che stai seria, meno male. Vedi, una volta, quando che uscivo di casa, mai che lui mi chiedesse dove andavo. Adesso, se una di quelle idee mi chiama fuori, io vedo quegli occhi buoni e slavati che mi guardano, e adesso mi chiedono: ma dove vai? E allora sai cos'è? Così cos'è? Rimando a domani. Rimanda che ti rimando. Alcestina, indovina che cosa mi sono fatta fare. Oddio, già dei vestiti da passeggio avevo smorzato le tinte. Tabacco chiaro, grigio topo, pulce, foglia morta. Foglia morta. Ma sento che non basta. Dopotutto, hanno anche ragione. Un marito ti ci vuole. Cosa hai detto, Cestina? Che me ne accorgo adesso perché l'ho sepolto? Sei una stupida, una maligna. Ma no, no. No, tu volevi dirne un'altra delle tue, e peggiore. Un marito ti ci vuole per avere il gusto di tradirlo, eh? Eh? Di' la verità che volevi dire così, eh? Sei una gaglioffa e dovresti andare a seppellirti te, per la vergogna. Svergognata che sei. È schifosa. Dici che non sai fino a quando ce la farò a resistere? Guarda, per dimostrarti che se hai ragione, ti do torto. Alla faccia di chi si trovasse da ridire, che a dirla chiara e schietta sarebbe un'anima nera come questo vestito. Alcestina Resdori, vedova Tibinelli.